vulnerabili. Dopo aver letto la nostra storia, cominciamo a fare il nostro laboratorio. Guardate oggi che cosa faremo. Partiamo con un foglio a tre e dopo aver preso questo foglio a tre lo pieghiamo a metà, così, e poi lo tagliamo semplicemente con le mani, guardate, viene bene. E facciamo due strisce, bene? In realtà a noi di striscia ne serve una sola. Una volta presa questa striscia, incominciamo a disegnare gli animaletti che abbiamo incontrato sul libro, che sono il cammello, il coccodrillo, i pesciolini, le giraffe. Ora io ne ho scelti solo alcuni, iniziando con una riga, bene, poi facendo un primo disegno qui. Facciamoci anche il sole, che era sempre presente perché è giorno. Allora, naturalmente io come sempre mi sono messa un po' avanti e guardate la mia striscia, vedete? Io ho disegnato il cammello, il coccodrillo, la montagna con la pecorella e con i pesciolini, e sopra ci volano i nostri gabbiani. Una volta disegnato, voi tanto sapete disegnare molto meglio di me, cosa va fatto? Va colorato, guardate, e anche questo l'ho già preparato. Colorato con i colori del libro, seguendo i colori del libro, oppure con la vostra fantasia. Una volta fatto questo, guardate, ho fatto un'altra cosa. Siccome vi ricordate che avevo tagliato a mano le due strisce, io ho usato, sempre se ce l'avete in casa, queste forbicine qui. Sono quelle che hanno una forma strana, particolare. Queste, ad esempio, sono ad onda. E che cosa ho fatto? Ho preso la mia striscia e l'ho tagliata in cima, vedete, per dargli questa forma qui ondulata che viene molto più carino. Il risultato è questo. Una volta arrivati qui, dovete chiudere, arrotolare e chiudere il nostro foglio. Diamo una spillatina, una in basso e l'altra su in alto. Bene, anche una qui e un'altra qui. Ok, guardate, questo è il nostro cilindro. Allora, chi manca? Manca qualcuno. Mancano i nostri amici Bruno Diana. Li ho messi, ho fatto due tondini, l'ho colorati, Bruno era nero, Diana aveva questi bellissimi occhiotti celesti. Li ho messi dietro due chiappini, attaccati con un pezzettino di biadesivo, e così li possiamo attaccare al nostro cilindro e li facciamo giocare insieme. Una cosa in più che potete fare: dentro al cilindro, la sera prima di andare a letto, potete mettere uno di quei lumini, non a fiamma libera, ma di quelli che si accendono con la pilina. Se lo mettete dentro, diventa una piccola lampada. Ciao bambini!